Anche le stagioni hanno necessità di esternare, imbiancando le cime dell'immenso anfiteatro montuoso che ci ospita. In lontananza, serioso e composto, sul parco delle Dolomiti bellunesi serge impettito il Monte Pelf. Dalla cima che sovrasta la diga di Val Gallina, Luciano non perde tempo e sbiloccola curiosamente in ogni dove. Lo scopo odierno è quello di selezionare una yearling ed ogni nostra mossa, ogni nostra osservazione a quel fine preciso. Le due yearling femmine ora inquadrate, sebbene rientrino nel progetto di selezione, non coinvolgono l'interesse dei nostri amici che dopo ripetute osservazioni ne hanno rilevato l'ottimo stato di salute. Per questa ragione la ricerca è orientata verso capi più scadenti. Il prelievo di ungulati, nel rispetto delle norme previste dal regolamento per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve alpine della provincia di Belluno, è così regolamentato. Camoscio maschio. Per soggetti di seconda classe, compresi tra i 2 e i 6 anni compiuti, è consentito il solo prelievo di animali con caratteristiche di selezione, e cioè capi sottopeso, debilitati, in ritardo di muta, menomati, con trofeo scadente o difettato, eccetera. Camoscio femmina e piccoli. Per le femmine di seconda classe, comprese tra i 3 e i 10 anni compiuti, è consentito il solo prelievo di animali con caratteristiche di selezione. All'elenco prima enunciato per i maschi vanno aggiunte le femmine con piccoli scadenti. In caccia di selezione possono essere abbattuti eventuali yearling maschi che presentino caratteristiche analoghe a quelle indicate per il prelievo della seconda classe. Il ritorno alle immagini ci riporta alle pazienti osservazioni dalle quali, per il momento, non scaturisce alcuna identificazione utile al nostro scopo. Mentre questa femmina di seconda classe pascola tranquillamente e nessuna identificazione di rilievo è stata effettuata, minacciosi banchi di nebbia fluttuano sulla valle. Nemmeno la minaccia di un'inclemente nevicata scoraggia i nostri amici, più che mai decisi a portare a termine il prelievo già sfumato la volta precedente. Ci troviamo nella stagione degli amori, periodo caratterizzato dall'estremo nervosismo dei maschi di camoscio impegnati in una tanto frenetica quanto inconsueta mobilitazione.
Nel corso del nostro dislocamento abbiamo registrato incontri ravvicinati con maschi in età di riproduzione, soggetti per lo più compresi nella seconda classe, sorpresi a compiere imprudenti scorribande alla ricerca di femmine. Finalmente, in soccorso del chi cerca trova, viene avvistato sul versante contrapposto uno yarl incompatibile con l'obiettivo prefisso.